Pittura, scultura, fotografia, recitazione, danza e musica si incontrano per due giorni grazie all'appuntamento organizzato dalla Galleria Se Perdo Te di Doro Catalani dal titolo Giovani in Festival. L'evento si svolgerà all'interno della Rocca Malatestiana di Fano il 3 e 4 giugno con inaugurazione alle ore 17. L'intento di questo evento è quello di valorizzare i giovani talentuosi emergenti nel mondo artistico del nostro territorio che si metteranno a confronto anche con le generazioni passate. Sabato pomeriggio, sabato 3, ci sarà alle ore 17 l'inaugurazione della mostra che vede insieme artisti giovanissimi e artisti diciamo adulti che li fanno da tutor. Poi alle 9:15, quindi nel dopo cena, ci sarà lo spettacolo, in questo caso uno spettacolo di musica, di canto, comici e attori. Ci sarà la Pandolfaccia con un'esperienza particolarissima, ci sarà la presenza della Carnevalesca e soprattutto quello che ci interessa è mettere insieme gruppi giovanili e gruppi adulti, cantanti giovanissimi e diciamo cantanti più collaudati. Vedrete delle sorprese, anche un gruppo etnico che viene da molto lontano. Che cosa troveranno i visitatori negli spazi espositivi? Trovate quadri, trovate sculture e fotografi, anche in questo caso generazioni diverse, messe quasi a confronto, ma è un incontro, non è una gara, è un incontro di arte e di sensibilità. L'evento poi prosegue il 4 giugno. Domenica 4 giugno invece avremo tutto lo spazio espositivo aperto fin dal mattino, tutto il pomeriggio, alle 9:15 lo spettacolo, che avrà una caratteristica diversa. In questo caso ci saranno le migliori scuole di danza di Fano e ci sarà l'aspetto più classico con cantanti lirici, quindi avremo la Giovanna Donini, avremo un cantante greco giovanissimo, Nikos Angelis, dei pianisti eccezionali, sono già affermati, pur essendo giovanissimi. Una bella occasione di spettacolo per chi verrà. Per partecipare agli spettacoli invece è necessario il biglietto? L'ingresso alla mostra è gratuito, è libero. L'ingresso allo spettacolo del dopo cena, sia del sabato che della domenica, è a pagamento. 10 euro con posti ovviamente non assegnati, quindi chi arriva prima si accomoda meglio. I ragazzi sotto i 14 anni non pagano. Infine, in caso di pioggia, la mostra alla Rocca Malatestiana sarà comunque visibile? In caso di pioggia persistente, che non è che ci lascia magari nel pomeriggio, la mostra rimane sempre aperta perché è nelle celle, nel salone sovrastante. Ovviamente lo spettacolo verrà rinviato, comunicheremo. Ma dobbiamo ballare e cantare perché la pioggia non ci sia in questo caso. Che il sole ci assista.